mentre io faccio quella che tecnicamente si chiama melina, da quest'altra parte dello studio si stanno due o tre persone che stanno invece per lasciare spazio a un vero e proprio personaggio dell'information technology italiana, Elio Catania. Elio Catania, come molti di voi sanno, è un vero e proprio pilastro dell'information technology italiana, ha un curriculum che per leggere non basterebbero alcune edizioni del nostro speciale. Attualmente, tra le tante attività, è presidente di Assinform, che voi mi insegnate essere la struttura che in qualche modo governa le attività e le azioni delle aziende IT del nostro paese, e che peraltro fornisce spunti interloquendo con l'amministrazione per comprendere come l'amministrazione, come la macchina pubblica possa in qualche modo promuovere e favorire un cambiamento digitale, quel cambiamento digitale che da tanto tempo stiamo aspettando. Ma a forza di aspettando, questo cambiamento, Elio, arriverà prima o poi? Ma io credo che siamo sulla strada giusta. Dopo una pausa di qualche mese, adesso abbiamo gli attori in campo, il governo ha schierato delle personalità di peso, gente che sa affrontare tra l'altro la trasformazione in modo nuovo. E certo, cambiare la pubblica amministrazione e con essa cambiare l'Italia non è un progetto semplice, questo bisogna dirlo. E quando ci si trova di fronte, e questa è l'esperienza che abbiamo tutti quanti noi persone di impresa, a un grande progetto di trasformazione complessa, devi essere semplice, devi fare poche cose, identificarle e portarle a compimento in tempi brevi. Questo è l'unico modo per mettere appunto in movimento un meccanismo virtuoso di emulazione, di stimolo, di traino. Quindi quello che noi stiamo facendo oggi come Confindustria Digitale è proprio questo, ci stiamo dando disponibili per affiancare la pubblica amministrazione, l'AGID prima fra tutte, a lavorare insieme per stabilire quali sono le piattaforme strategiche attraverso cui poi innestare questo movimento. E a questo punto la prossima domanda mi sembra scontata: quali sono le piattaforme strategiche che secondo Confindustria Digitale possono promuovere questo processo? Allora, l'esperienza della fatturazione elettronica è emblematica, che era uno dei capitoli del precedente Digital Champion Caio. In pochi mesi di fatto si è resa operativa, non sarà perfetta, ma 600.000 o 650.000 aziende già la stanno utilizzando. Andiamo avanti con quel programma. Abbiamo lavorato insieme ad Alessandra Poggiani, insieme a Riccardo Luna e agli altri, e abbiamo identificato che ci sono queste cinque piattaforme su cui lavorare adesso. Innanzitutto l'anagrafe unica del cittadino residente. Non è possibile che uno si sposti da un posto all'altro rifacendo tutto il percorso da un'anagrafe all'altro. La seconda piattaforma importantissima è il tema dell'identità digitale. Anche qui si è sperimentato molto in Italia, ma non si può andare più avanti con sperimentazioni. Un'identità digitale unica che permetta a ciascun cittadino di avere una sua identità digitale, che vuol dire di comunicazione, di interfaccia, in qualunque ufficio ci si trovi. La terza ha a che fare con il fascicolo sanitario elettronico, che è un altro grande mal di testa degli italiani, come ben sappiamo. Poi abbiamo ancora il tema del registro unico dello studente, che è un altro dei grandi mal di testa, e con il registro unico dello studente va anche quel primo passaggio di formazione digitale, su cui devo dire il ministro Giannini si sta impegnando molto. E un altro tema di grande importanza è quello del sistema di pagamenti. Ecco, se noi facciamo queste cinque piattaforme e le rendiamo attuative nel giro di 24 mesi, e si può fare, io credo che la pubblica amministrazione comincia a cambiare volto verso il cittadino. Altro capitolo è quello delle imprese. Sulle imprese purtroppo abbiamo una situazione molto a macchia di leopardo, come spesso accade in Italia. Abbiamo un'Italia che corre, un'Italia che innova, un'Italia che si trasforma con le tecnologie di rete, un'Italia che va all'estero, un'Italia che apre siti web, e poi abbiamo un'Italia che è praticamente ferma rispetto a questo. Comunque, che si accontenta di avere un PC su ogni scrivania e un'email che funziona, con il che non abbiamo fatto nulla. Però è un'Italia dalla quale non possiamo ignorare l'esistenza. Non possiamo, e su cui ci dobbiamo concentrare. Anche su questo, come Confindustria Digitale, noi ci stiamo lavorando molto, perché abbiamo un gruppo proprio interassociativo, cioè costituito da tutte le aziende del nostro settore, proprio per aiutare le piccole e medie imprese del paese, perché è soprattutto lì che si trova la questione, a fare questo salto che ancora non riescono a fare in maniera naturale, in maniera spontanea.
Certo, c'è un problema culturale, un problema di leadership, un problema di ricambio generazionale, però si può fare. Nei giorni scorsi come Confindustria abbiamo fatto a Napoli il forum nazionale delle piccole e medie imprese. Era bellissimo vedere questa parata sul podio di imprenditori del sud, del centro, del nord che raccontavano quanto successo erano riusciti a ottenere lavorando proprio con il digitale. Catene logistiche integrate, CRM, tutte cose che insomma... Tutte cose che in effetti portano pian piano verso modelli di smart city. Ma questo termine in qualche modo aleggia il dubbio e il sospetto che sia un po' una buzzword. Quanto c'è di sostanza e quanto c'è di, come dire, facilitazione comunicativa, diciamo così, quando si parla di smart city? Nel mondo della tecnologia si lancia sempre la buzzword per poi far arrivare il resto. E oggi è molto slogan, poca realtà onestamente, o meglio, ci sono molti progettini qui e lì, scoordinati e scorrelati, ma la potenzialità delle smart city intesa come città intelligente è straordinaria e personalmente come industria siamo convinti che è una delle grandi chiavi di competitività di un sistema economico basato sulle città, sulle mega città. Cos'è che occorre fare lì per far diventare questi piccoli esperimenti sistema? Come al solito ci vuole un disegno unitario, un'architettura unitaria. Quando noi parliamo di smart city abbiamo i lampioni intelligenti, le spire che misurano il passaggio delle macchine sotto le strade, i semafori più o meno intelligenti, sono tutte applicazioni oggi scoordinate e scorrelate. Quindi come fare per passare da una logica di progetto a una logica di programma? Guardi, io ho vissuto l'esperienza personale quando lavoravo alla TM di Milano, che era una bella azienda di integrazione con grosse capacità anche tecnologiche, e ci imbarcammo in un progetto di Smart City per Milano. Occorre che ci sia innanzitutto una volontà politica del comune a farlo e a farlo con una visione unica, con un'architettura unica, altrimenti tutti questi dispositivi non si parlano, questi dati si perdono. 2000 telecamere a Milano praticamente erano niente, erano abbandonate, erano una realtà abbandonata. Cosa facemmo allora? Cominciamo a creare una piattaforma tecnologica di integrazione, primo passaggio delicatissimo, in modo tale che tutti questi dispositivi avessero una loro intelligenza interattiva. Le telecamere del comune, le centrali operative dei vigili, le centrali operative dell'ATM, quindi del trasporto pubblico, piuttosto che i semafori intelligenti e tutte altre queste tecnologie. Seconda cosa importante, le dicevo, è una governance a livello comunale. Cioè, oggi non c'è il smart city manager, c'è il city manager. Il city manager deve gestire le persone, fare mille cose, aggiustare le mattonelle che non ci sono. E per quanto riguarda la governance a livello, come dire, di enti ed enti sovradimensionati, cioè c'è comunicazione in questo senso? E quanto la mancanza di questa comunicazione? Perché le domande retoriche non sono più della... Ce ne dovrebbe essere di più, di comunicazione e di verticalità. A livello centrale, quindi a livello AGID, come probabilmente saprete, si sta lavorando su proprio la creazione di questi standard di interoperabilità, lo statuto delle città intelligenti. Dopodiché però, se ciascuna regione si fa il suo statuto delle città intelligenti, addirittura ciascun comune si inventa il suo, non andiamo da nessuna parte perché costa di più, sprechiamo risorse, sprechiamo energie. Qui si tratta di prendere ciò che esiste e di renderlo omogeneo e compattato e applicato a ciascuna realtà cittadina. Quindi, per concludere con una previsione, diciamo così, abbiamo detto che Smart City ancora oggi è un termine, come dire, più un termine ombrello che serve. Per quando è che potremo parlare di Smart City come qualcosa di effettivamente... Guardi, nel mondo delle tecnologie ci siamo sempre sorpresi perché le cose sono avvenute prima di quanto noi pensassimo. Io rispondo così, perché? Perché ci sono delle realtà, Siracusa, Milano, piuttosto che delle altre, in cui queste cose sono avvenute. Allora io dico, se si è dimostrato che si può fare in 24-36 mesi un set di servizi e di applicazioni in una città, vuol dire che lo si può fare dappertutto. Quindi probabilmente noi cominceremo a vedere davvero le smart city paradossalmente quando smetteremo di parlare di smart city e cominceremo ad avere effettivamente città intelligenti abitate da cittadini intelligenti.